Nel fine settimana appena trascorso, la Lega di Matteo Salvini ha raccolto 200.000 firme contro il governo in un migliaio di gazebo sparsi in tutta Italia. Quindi un grande successo dell'iniziativa chiamata Salvini non mollare, che si è svolta tra sabato e domenica. Questo, le firme, la raccolta è per dire no al governo dell'inciucio e Salvini dice grazie. Ora però riempiamo Piazza San Giovanni a Roma il 19 di ottobre. Per l'esattezza, i gazebo sono stati 1.500 divisi in 1.500 città di tutte le dimensioni in Italia per sostenere Salvini contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell'invasione. Lombardia, la Lombardia ha raccolto 25.000 firme. Il Lazio oltre 20.000, il Veneto oltre 17.000. E Salvini dice grazie ai militanti della Lega e ai tanti cittadini che ci hanno dato forza ed entusiasmo. Però il 19 ottobre, ricordatevi, riempiremo Piazza San Giovanni a Roma per far sentire la voce del paese reale contro le manovre di palazzo, in attesa di vincere, quando daranno la possibilità ai cittadini di votare. E poi aggiunge, il PD, Conte, Renzi e Di Maio non possono scappare per sempre dalle urne. I primi italiani che potranno mandarli a casa saranno quelli della regione Umbria. Sabato 19 e domenica 27 ottobre, le due date da segnare con un cerchietto rosso. Il 19 ottobre si terrà a Roma, in Piazza San Giovanni, in Laterano, dove si è sempre svolta la manifestazione, la festa del lavoro, organizzata dai sindacati e dalla sinistra, sarà la manifestazione contro il governo, la seconda discesa romana in piazza del Carroccio dopo quella dell'11 settembre scorso davanti a Montecitorio insieme a Fratelli d'Italia. Anche questa manifestazione del 19 di ottobre è organizzata non solo dalla Lega, ma dalla Lega, da Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Hanno convinto anche Silvio Berlusconi di Forza Italia e ci sarà presumibilmente anche Cambiamo di Giovanni Totti, il governatore della Liguria. Mentre il 27 di ottobre si voterà in Umbria con la sfida per il centrodestra Donatella Tesei e il candidato del centrosinistra allargato per l'occasione con il 5 Stelle e dicono non sarà l'ultima, Vincenzo Bianconi, che in passato ha ammesso di aver votato Forza Italia. Però Adicronos, un'agenzia di stampa, dice che la senatrice leghista Tiziana Nisini ha detto: "Non possiamo che essere entusiasti dell'altissima adesione di sabato e domenica scorsi ai nostri gazebo della Lega in Toscana, con 1.300 firme raccolte solo a Siena. Un dato significativo, calcolando che il dato dell'intera Toscana si aggira intorno alle 10.000 firme. Inoltre, anche a Siena sono state sottoscritte 149 tessere e prenotati 90 posti sul pullman per la manifestazione del 19 di ottobre. Siamo fieri dell'ottimo risultato", il commento finale della parlamentare. Quindi, i gazebo non erano solo ed esclusivamente per la raccolta firma contro il governo, ma erano anche per tesseramenti e per prenotare il posto sui pullman per dirigersi a Roma il 19 di ottobre, quando ci sarà la manifestazione di piazza proprio contro il governo. C'è da dire che questa raccolta firme è stata anche un banco di prova, perché voi sapete che Matteo Salvini ha annunciato che farà delle raccolte firme per cambiare la legge elettorale o una raccolta firma per cercare di impedire che il governo attuale cambi la legge elettorale, passando a un nuovo sistema dove praticamente lui non potrebbe più correre da solo o provare a correre da solo, ma dovrà fare per forza un'alleanza, perché cambiando la legge elettorale non ci sarebbe più lo sbarramento al 4% per i partiti. Cioè, cosa vuol dire? Che se un partito ti ha il 3,9%
dei voti nelle politiche italiane, non può entrare in Parlamento o in Senato, deve avere almeno dal 4% in su, e lo chiamano il sbarramento al 4%. Quindi tutti i partitini sarebbero esclusi e ci sarebbe un confronto solo tra i grandi partiti. E con quello Salvini poteva andare a correre da solo. Ma se cambiano la legge e tolgono questo sbarramento al 4%, vuol dire che tutti i partiti possono allearsi, anche quelli che hanno lo 0,3% si alleano con centrodestra o centrosinistra. Quindi per battere Salvini, magari un centrosinistra dove ci sono 25 partiti da 0,2-0,3, capite che diventa molto più arduo avere una maggioranza che da sola, con un solo partito, possa battere una coalizione di 20 partiti. Stessa cosa per il centrosinistra verso il centrodestra, dovrebbe avere un solo partito, una stragrande maggioranza di votanti in modo da battere una coalizione di centrodestra. Quindi questa raccolta firme è stata una prova per vedere eventualmente quante firme si potessero raccogliere. In questo caso era contro il governo, però realmente non serve a niente una raccolta firme contro il governo, è una cosa simbolica, simbolica. Però per la Lega è stato un banco di prova per vedere se con veramente la raccolta per fare dei referendum. Avrebbe funzionato questa cosa dei gazebo. Ma quante firme servono per un referendum? Servono 500.000 firme o 5 regioni con i consigli regionali che approvano. Quindi per Matteo Salvini 5 regioni è anche semplice perché la Lega ne ha tante. Quindi trovare 5 regioni che i loro consigli regionali approvano comunque un testo per bloccare il cambio di una legge elettorale non è difficile. A questo punto neanche raccogliere 500.000 firme. Salvini aveva detto altro che 500.000, ne raccoglierò 5 milioni. Forse 5 milioni è un po' tanto, però attenzione che 200.000 firme in un sabato e domenica solo per raccogliere firme contro il governo è un dato assolutamente interessante perché immaginatevi che se fosse stata una raccolta firma per fermare la legge elettorale dove Salvini espressamente avesse chiesto attenzione, ho bisogno di voi, venite in piazza, immaginatevi il popolo leghista sarebbe andato a cercare questi gazebo ovunque per cercare di mettere la propria firma. Non era solo presenziale la firma, ma da quello che ho capito era una firma che si poteva fare anche online, non ho idea di dove, come, quando, però è possibile fare anche online. C'è da dire che ci si sono registrati in giro per l'Italia degli episodi di aggressione ai gazebo della Lega, sputi, addirittura hanno tirato una bomba carta contro un gazebo della Lega, e per fortuna nessun ferito. In un altro episodio, insulti di tutti i tipi e le persone che erano nel gazebo hanno fatto finta di nulla per evitare di alimentare chissà quello che poteva succedere. Quindi si sono registrati, che io sappia, almeno 3 episodi di intolleranza di persone che cercano di far tacere la democrazia, perché questo è. Qual è il problema che ci sia un gazebo di Tizio, Caio dell'estrema sinistra, dell'estrema destra, del centro, destra, centro-sinistra? Il voler cercare di impedire agli altri di esprimere la propria opinione, di raccogliere delle firme, perché attenzione, questi banchetti, questi gazebo sono un tendone, una piccola tenda bianca con un tavolo e una persona o due persone, tre sedute che aspettano che passi qualcuno a firmare, gli danno un volantino, c'è cioè magari una pubblicità con scritto Salvini, Premier, così. Quindi andare a lanciare addirittura delle bombe, sputare, insultare, questo è proprio sintomo di quel clima d'odio che si parlava da un anno e mezzo. Un clima d'odio che non è dal centrodestra Lega verso altri, ma è altri verso la Lega. Sembra la stessa cosa, ma è diametralmente opposto.
Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.